Bentornati cari amici, se la memoria non mi inganna dovremmo essere la nostra ottava parte del nostro DLC di Odyssey giocato nei panni di Cassandra, ovvero l'Elisio. Ecco qua, c'è anche seguito il Ci è cagnolino. un Ah, bravo è Ro, è cucciolo. cagnolino. Ra è un bravo cucciolo. È bravo cucciolo Ro, ci ha seguito, ci segue ovunque. Molto bene. Allora, siamo venuti qua da Adone. Dopo averci fatto una bella scazzottata con Hermes, per parlare con lui. Ti do il benvenuto alla rivolta. Queste rovine sono state abbandonate quando Persefone ha creato il suo paradiso. Nessuno ci disturberà qui. Ma siete pochissimi. Grazie a te ora ho un cavallo da battaglia. Un cavallo invincibile, o almeno così mi è stato detto. Non so quanto potrà essere utile un solo cavallo. L'esercito di Persefone è formato per lo più da umani controllati con la forza. Libera le loro menti e portali da me. Saranno le nostre truppe. Liberare le menti. Il mio caro amico Hermes è un maestro di manipolazione. E quel tuo bastone sembra una delle sue creazioni. Prova a usarlo. A sud-ovest di qui c'è un avamposto nascosto nella mano di Ade. Dei guerrieri sono stati avvistati nel suo palmo. Ecco qui, ora puoi liberare gli umani dall'Elisio dal controllo di Persefone dopo averli atterrati. Qua. Allora ragazzi, questa è la famosa missione che vi dicevo, non si è ancora sbloccata. Quindi dobbiamo andare dai bersagli facili. Ecco qui c'è il nostro Phobos. No, non è Phobos, è il cavallo che abbiamo mandato qua per... Cos'è sarebbe il cavallo di Ade che abbiamo mandato qui in realtà. Allora, dobbiamo andare a trovare i bersagli. Allora, non so, stranamente non è traccata la missione, eh. Quindi, allora, dobbiamo andare nella mano di Ade, all'eredità di Deucalione. Potrebbe essere qua. Se non è qua, è qua, ragazzi, perché... l'eredità di Deucalione è molto... non ci dice sud-sud-ovest, però dovrebbe essere quella fortezza, eh. Dopo averli liberati, liberi dopo averli messo fuori combattimento, quindi. Ed ecco ragazzi, questo è il trigger per la missione che poi ci servirà per fare il trofeo, quello di liberare tot persone in ogni regione. Per questo non mi ero messo a combattere gli esperti molto, cosa che avevo sbagliato con Alexios, però poi il trofeo l'ho riuscito a fare ugualmente, con un po' di impegno, con il doppio dell'impegno che ci voleva. Ma Non mi conviene farmi scoprire. proprio no, Cassius, non conviene farsi scoprire. Allora, purtroppo mi trovo in una situazione di pecunia, di soldi, ragazzi, di veramente poche dracme e veramente poche risorse che mi servono, perché devo potenziare veramente tanta roba. Ecco qua. Vediamo dove sono i bersagli. Una qua. E l'altro è là. Ok. Colpo disarmante. Ti ammazzo. Ok, liberiamolo dal Avete controllo. dormito troppo a lungo. Svegliatevi. Siete liberi! La cosa migliore da fare, ragazzi, è usare il calcio di Sparta, eh. Quindi uno l'abbiamo liberato, l'altro è un capitano, ci vorranno magari un paio di calci di Sparta. Però... colpo disarmante.
Però se gli diamo fuoco non riusciamo certo a fargli fuori, quindi calcio di Sparta ne servirà. Diamogli anche un colpetto, lasciamolo bruciare per un po'. La situazione si fa preoccupante. Un altro calcio di Sparta. Non dobbiamo calciarlo quando è a bordo, quindi per questo vi dico che è difficile questa missione da fare. Ok, libera. Vi libero dalla morsa di Ipno! L'Elisio vi attende! Ed ecco qui ragazzi, abbiamo ottenuto i nostri due soldati. Perfetto, abbiamo completato la zona ed ora torniamo da Adone e vediamo se ci attiverà la famosa missione di cui vi parlavo per il trofeo. Allora, chiamiamo Phobos, che è la schiena appunto del cavallo di Ave. Iorfneo, mi pare fosse il nome. Dunque, muoviamoci. Trasporto, non ho fatto un viaggio rapido ragazzi perché sarebbe stato più lungo il viaggio rapido, chiamiamolo rapido, che teletrasportarci così da muovendoci nella mappa. Quindi sapete che i viaggi rapidi sono la mia grande condanna ad Assassin's Creed Odyssey. Ecco nuovamente Ro, che è ancora qua con noi. Ed è così. Parliamo con Adone. Tu mi sorprendi. Quando ci siamo incontrati la prima volta, ero convinto che Persefone ti mandasse per... Per cosa? Sedurmi. Confondermi. Qualsiasi cosa pur di farmi dimenticare il mio amore. Ma quando ti ho chiesto di indebolire Persefone, l'hai fatto. Ti ho chiesto di portarmi dei guerrieri ed eccoli qui. Due di numero. Mi lusinghi. Credi che io sia qui per farti dimenticare il tuo amore? Sei coraggiosa, bella. E se dovessi tirare a indovinare, credo proprio che in quelle tue vene scorra del sangue divino. Attento, le lusinghe possono cacciarti nei guai. Non confondere le lusinghe con l'onestà. Quello può cacciarti nei guai. Dobbiamo trovare altri guerrieri. Ne è stato individuato uno qui vicino. Nella sua vita precedente era un eroe spartano. Non è sotto l'influenza di Persefone, ma se ne sta sulle sue. Se combatterà per noi, non potremo fallire. Come lo riconosco quando lo trovo? Da quello che mi hanno detto, tu lo saprai trovare. Ok, trovi il guerriero spartano. Libera i loro menti e il resto verrà da sé. Vedete? Abbiamo anche attivato la famosa missione di cui vi parlavo. Solo 8 umani, non sono 15 per ogni regione. Probabilmente per l'ultima pace li hanno diminuito. Forse sono sempre stati così e mi sono dimenticato io. Comunque, molto meglio, ancora più facile come trofeo da fare a questo punto. Allora, scusate se rientro un attimo nelle missioni, però devo ritrovare dov'è la missione del... Allora, ecco qui. Trovi il guerriero spartano. Perfetto. Dov'è il guerriero spartano? Si trova qua. Non è vicino a nessun viaggio rapido, quindi cerchiamo di raggiungere la zona viaggiando con le nostre forze. Ora, sarà una bella sorpresa chi è il guerriero spartano. Niente da dire. Acqua. E adesso navighiamo.
Allora, con le ali di Hermes che vediamo lì davanti a noi dovrebbero permetterci di raggiungere, credo, il luogo che ci interessa. Ovviamente, ragazzi, il liberare 8 soldati per ogni regione, vi ho fatto vedere la missione tutorial, non sto qui a clipparvi, lo faccio io in separata sede, poi voi ve lo fate per conto vostro, non mi sembra il caso assolutamente di perdere tempo così. Ok, ecco, in effetti il viaggio era giusto. Qui c'ero con il guerriero spartano. Ci abbiamo Ro vicino al guerriero spartano, non faccia un bug troppo esagerato. Leonida. Hai gli occhi di mia figlia. Allora qualcosa sopravvisse quel giorno. Come fai ad averla? Mirine è mia madre. Sono qui perché mi serve il tuo aiuto. Devi combattere. Qui ho trovato la pace. Perché dovrei combattere? Per tutta la vita mi hanno parlato di mio nonno, il re che sfidò gli dèi e che infilzò con la sua lancia chiunque minacciasse la libertà del suo popolo. Ora sono io a combattere per la libertà e ho bisogno dell'aiuto di mio nonno. Dovremmo usare il territorio a nostro vantaggio. Allora ti unirai a noi. Prima voglio che tu duelli con me. Dici di essere la figlia di Mirine. Voglio vedere come ti ha addestrato. Ok, ragazzi, dobbiamo duellare con nostro nonno Leonida. Al fine di dimostrargli Combatti come bene. combattiamo. I guerrieri combattono per te solo se sei pronto a morire per loro. Abbiamo anche piazzato il calcio di Sparta leggendario che lui ha inventato nel 1300. Ai. Mi avresti fatto comodo alle Termopili? Un sacco di gente ti avrebbe fatto comodo lì. Sono lieto che la lancia sia nelle tue mani. Combatterò al tuo fianco. Avrai la mia spada di Spartano. Grazie, nonno. Ok, ragazzi, ora abbiamo ottenuto l'armatura di Asfodelo. Perfetto. Gli uccellini di Persefone, nuova missione. Allora, dove dobbiamo recarci? Fatemi vedere la mappa. Allora, ottenete il trofeo Sfida gli Dèi, che è ritrovare. Ed è sempre una missione di Adone, quindi parla con Adone. Qua penso che ci viene utile, ragazzi, il viaggio rapido. Per la torre crollata. Decisamente viaggio rapido, che rapido non è, ricordo sempre, però con tutti i su e giù, le nuotate, quant'altro che c'era di mezzo, avremmo perso veramente troppo tempo. Quindi ci conviene fare questo.
Quindi ragazzi, ultima parte che vi registro per oggi, vi ho portato 5 nuovi episodi in un giorno e poi io riprenderò tra qualche giorno più avanti questo DLC, dipende anche con gli impegni del primo canale, perché vi sto finendo Assassin's Creed Liberation HD Remastered, come sapete. Quindi. Poi prima dell'arrivo di Death Stranding, che verrà portato sul primo canale l'8 novembre, praticamente avremo il... avremo un po' di tempo per finire almeno questo DLC e portare qualcos'altro qua. Vediamo se riesco a farvi qualcosa. Ok, ora di fare il taglione. Perfetto. Allora, ci stiamo arrampicando, ma non credo che sia l'arrampicata giusta questa, anche perché è bloccata Cassandra, eh? Cassi? Ragazzi, non si devo lasciarmi andare perché non si arrampicava veramente più. Ogni tanto si blocca e non capisco il perché di questi blocchi. Allora, perfetto, eccoci qua. Prendiamo strade sempre poco giuste, però che fare? Dobbiamo raggiungere in questi sali e scendi i nostri NPC. Parliamo con Adone. Eccoti qua. Come va con Leonida? Il morale non è mai stato così alto. Le spie riferiscono che l'influenza di Persefone sull'Elisio è sempre più debole. Hai decisamente creato un bel caos. Non c'è tempo per riposarsi. Sai, comincio a pensare che l'Elisio non sia poi così male, ora che ci sei tu. Comincio a capire perché Persefone non vuole che te ne vada. Ehi, aspetta un momento. Da che parte stai? Magari sconfitta Persefone potremmo andarcene insieme dall'Elisio. Ma Afrodite? Afrodite non è qui, ma io sì. È chiaro che gli dei ti hanno mandato per mettermi alla prova. Il mio destino è segnato, il mio cuore spetta ad Afrodite. Ora concentriamoci. Abbiamo ancora molto da fare. Ovviamente. Le guardie di Persefone hanno tagliato le linee di rifornimento e occupato dei nascondigli. Non potevano avere certe informazioni senza un aiuto dall'interno. Sospettiamo che ci sia una spia tra di noi. Chi? Una è una messaggera. Aveva informazioni vitali da consegnare a un accampamento. Abbiamo inviato un ricognitore a cercarla perché non tornava. Erano tutti morti e lei era svanita nel nulla. L'altro è un fabbro. I soldati chiacchierano molto mentre affilano la lama. Pensiamo che possa aver origliato i nostri piani. È un inizio. Abitano entrambi nel villaggio. Torna da me quando avrai fatto. Allora, ragazzi, questa missione non mi ricordo che fosse ucciso la messaggera con Alexios. Quindi dobbiamo capire qual è il più pericoloso tra i due. Allora, mia bellissima Afrodite. Un messaggio per Afrodite. Il fabbro le ha detto tutto. Il piano di fuga di Adone, la ribellione. Una lista di persone coinvolte con Adone. Ci sono anche il mio nome e quello di Persefone. Ok, ora il fabbro sa molte cose, eh? Mentre la messaggera... Deve essere la casa della messaggera. Un frammento di una delle torce di Ipano che ho distrutto. Persefone sa che abbiamo reclutato Leonida. Informazioni su uno degli accampamenti di Adone. Ok, ora dobbiamo rivelare l'identità delle spie ad Adone.
Allora, potrebbe colpire uno dei nostri campamenti, però io stavolta vorrei andare ad ammazzare il fabbro. Ti hanno spiato entrambi e possiedono informazioni che possono ostacolare la tua ribellione. Bastardi! I miei informatori dicono che stanno per agire. Abbiamo solo il tempo di eliminare uno dei due prima che scompaiano del tutto. Chi è il più pericoloso? Ora, diremo, esaminiamo Il fabbro le cose. aveva una lista di persone coinvolte con te e un messaggio per Afrodite che descrive i tuoi piani di fuga. E la messaggera, invece? Aveva informazioni su uno degli accampamenti di ribelli, un messaggio per Persefone su Leonida e un frammento di uno dei congegni per il controllo mentale che ho distrutto. Non lo so, io direi la Bisogna messaggera fermare anche in la questo messaggera. caso. L'ultima volta è stata vista in un piccolo accampamento di ribelli. Perché comunque la vedo troppo più ovvia come cosa, quindi stavolta fermeremo, ma solo perché devo avvantaggiare proprio la ribellione di Adone. Quindi vediamo, mappa un attimo. Allora, non abbiamo modo di viaggiare rapido da lei, quindi ci muoveremo alla bene meglio, facendo sempre questi salti nel vuoto. Purtroppo, ragazzi, faccio quello che posso, come vedete. Ecco qui, morta. Vediamo se possiamo già cominciare a fare il nostro obiettivo di liberare. No, li uccidiamo questi, va bene. Ragazzi, dura. Qui ce l'ho da stordito, ma non reclutabile. Guardate quanti ne arrivano, cosa c'è? Un esercito? Possiamo usare un calcio di spasso su questo, La vedo dura perché non si sta ripoppando la vita, quindi. Ecco, si è ripoppata, scusate, non la vita, ma la... Sarà molto dura reclutare tutti i nostri
soldati, molto molto dura, però lo farò mentre non registro, quindi torniamo da Adone a Picco del Ridello. Viaggio rapido che è comunque meno oneroso di fare su e giù per le montagne e nuotare sempre tra i fiumi dell'Elisio. Meno ci impiega meno tempo, meno del tanto tempo che comunque occupa un caricamento, vi ricordo sempre. Proprio la pecca nera di Odyssey sono questi caricamenti osceni. Per il resto è un gioco che ho sempre adorato, quindi ebbi un brutto inizio con Odyssey perché non mi piaceva molto, ma poi dopo l'ho giocato veramente tantissimo, tanto che mi sono comprato anche i DLC, come vedete, e tutto. Quindi facciamo un altro salto della fede, il secondo se non sbaglio di questo gameplay, e andiamo a parlare da Adone e poi dopo ci salutiamo perché siamo al tempo quasi semi limite. Ecco, speriamo che almeno il caricamento di questo dialogo non sia oscenamente lungo, perché la messaggera è morta, l'accampamento è stato assaltato, ho fatto il possibile. Notizie del fabbro? È fuggito. Se farà rapporto a Persefone, le vite di molti saranno in pericolo. La nostra prossima mossa sarà rapida e letale. Vediamoci al Palazzo dei Colossi. Ho una cosa che è in grado di gettare nel caos il paradiso di Persefone. Ok, che accade? Un caricamento, speriamo non troppo corposo, sempre. Custode, eccoti. La regina è all'eredità di Deucalione e richiede la tua presenza. Dice che è molto urgente. Ok ragazzi, a questo punto verremo messi alla prova con la nostra fedeltà nella prossima missione con Persefone. Ma noi siamo arrivati, vedete, una vita per un'altra. Ecco qua, parla con Persefone. Quindi abbiamo più missioni da fare. Persefone è vicino, quindi andremo a parlare con lei prima che con Adone. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo episodio di Assassin's Creed Odyssey, appunto, se non mi sbaglio, se mi ricordo bene, l'ottava parte del nostro DLC Elisio. Alla prossima, grazie a tutti, lasciate like se vi è piaciuto l'episodio, iscrivetevi al canale, ma anche ai nostri secondi canali che sono sempre in descrizione qua sotto, e come detto, se è troppo in ombra, cazzi, fatti ammirare, sei ancora in ombra, va bene lo stesso. Alla prossima, ciao ciao ragazzi.